salutiamo i nuovi calciatori che questa sera presentiamo ufficialmente, salutiamo anche il mister, tutti i dirigenti, il segretario generale del Monopoli. È un momento chiaramente di festa anche per la città, perché sta per iniziare un campionato importante, la società si sta attrezzando e a questo punto cederei subito la parola al presidente del Monopoli, Enzo Mastronardi. Ma bisogna parlare qua dentro? Sì, sì. Va bene, ma gli applausi non devono essere a noi, devono essere ai calciatori che si devono impegnare per conseguire i risultati che noi vogliamo. Non sono d'accordo, prima a noi, allora fateci un applauso. Anche un fatto di anzianità. Ah, va bene, no vabbè, io veramente due parole. Mi dispiace che, diciamo, perché il gruppo non è composto soltanto da 1, 2, 3, 4 e 5, ma è composto da 24, sarà composto da 24 giocatori. Avremmo voluto fare anche presentazioni anche con gli altri, ma quest'estate è stata un'estate, lo sapete, veramente unica, dove non abbiamo avuto tanto tempo per organizzarci, per essere vicini a tutti quanti voi e anche ai ragazzi, come si dice alla garibaldina, e oggi insieme al mister stiamo superando un sacco di ostacoli. Naturalmente gli obiettivi si raggiungono quando gli ostacoli si superano, e superare gli ostacoli è anche un allenamento ad essere più forti. Gli ostacoli che, lo voglio dire pubblicamente, gli ostacoli che stiamo superando, quelli anche strutturali dei campi che purtroppo ci stiamo arrangiando. Il nostro mister sta facendo veramente i salti mortali insieme ai ragazzi, però ormai il campo è quasi pronto e anche questo ostacolo mi sembra che l'abbiamo superato. Ci dobbiamo sempre dare e stringere e unire tutte le forze proprio nei momenti difficili. Noi lo sappiamo che di momenti difficili avvengono in tutti gli anni, anche in quelli come quello dell'anno scorso, che ci ha portati ad oggi con dei risultati insperati. Anche l'anno scorso abbiamo avuto dei momenti difficili. Soltanto se staremo tutti quanti insieme, giocatori, società, pubblico, e riusciremo a superare quei momenti difficili. Noi lo sappiamo, tutti quanti ne sono convinti, e vi dico, ecco, voi non conoscete, forse Pasquale sicuramente conosce l'ambiente monopolitano e sa benissimo che proprio la forza del Monopoli quest'anno è stata proprio l'unione. Nei momenti difficili, proprio nei momenti difficili che i risultati non venivano, i nostri tifosi si sono stretti a noi, abbiamo fatto blocco unico e i risultati poi li abbiamo ottenuti. Quindi io quello che vi voglio dire è: continuiamo sempre con questo tipo di andazzo, con questo tipo di voler superare tutti i momenti difficili, e sono convinto che poi a giugno sorrideremo ancora di più. Va bene? Grazie al presidente Enzo Mastronardi, il vicepresidente Francesco Caleprico. Grazie, buonasera a tutti. Siamo ancora qui, più uniti e più forti di prima. Questa sera presenteremo altri giocatori che vanno a completare la rosa. Io vedo che in città c'è fermento, c'è compattezza fra i tifosi, la società, anche gli sponsor, insomma, stanno rispondendo abbastanza bene, per cui non ci possiamo lamentare. Continuate così, anche se qui diciamo che vediamo sempre le stesse facce, però siete proprio voi che ci seguite sempre, che dovete divulgare quello che noi diciamo e quello che noi facciamo agli altri, perché non tutti possono essere presenti, però voi che lo siete, noi vi ringraziamo e passate parola agli altri, perché noi ulteriori sacrifici li stiamo facendo, li facciamo, e sicuramente con questo completamento di rosa porteremo al termine un campionato dignitoso. Grazie. Ecco,
Abbiamo qui con noi anche mister Massimiliano Tangor. A che punto è la squadra con la preparazione, con questi spostamenti anche in collina a Santa Lucia, oltre sui campi alternativi? No, ho trovato comunque un gruppo disponibile da questo punto di vista e alla fine siamo tutti desiderosi di iniziare a giocare e a misurarci in questo campionato, pertanto le motivazioni per fare bene ci sono. Ringrazio anch'io pubblicamente la società perché ha allestito un gruppo di persone, era quello che è il primo nostro obiettivo, e poi di calciatori, perché solo attraverso l'unità di intenti, sarà retorico, però solo attraverso questo si possono raggiungere qualsiasi tipo di risultato. Grazie a mister Tangorra. È tornato da poche ore da Milano, Scipione Tagliente. Allora, io do il benvenuto ai nuovi calciatori arrivati, al ritorno di Pasquale Esposito, che tutti quanti, diciamo, in generale abbiamo voluto. Dispiace per qualche ragazzo che è andato via, qualche altro che andrà via, comunque alla fine il calcio è questo. Penso che siamo quasi in dirittura d'arrivo, a meno che non capite qualche altra situazione, giusto Vito? No, non ricordo. Non ricordo. Comunque, auguro a tutti un buon campionato, al mister di lavorare bene, come sta lavorando bene, speriamo bene. Presidente onorario Vito La Ruccia. Sempre le scarpe, buonasera. Allora, benvenuti, ma lei la conosco mi pare. È un viso, conosciuto. È un viso già conosciuto, va bene. A me piacciono le persone alte, vedi, cominciamo, no? 2 metri, 1,90 m, 1,80 g, momento, un minuto, no, io non ho fede. Cioè, poi ci sono, cioè, o alti o un po' bassini, però, no? Che scoiattolano, va bene? Allora, la mia di sostanza. Allora, noi affronteremo ogni domenica una battaglia. Funziona per la diretta, la registrazione. Va bene, non ci sono problemi. Allora, ogni domenica sarà una battaglia, soffriremo, il nostro obiettivo sarà quello di comunque di fare bella figura con tutti e ce la faremo, perché pensiamo in positivo, tutti noi. Siamo degli imprenditori vincenti, come lo siamo vincenti nella vita, lo saremo nel calcio. Da lei mi da lei mi aspetto 23-24 gol. Da Esposito 5. Va bene, 5. Il portiere che non ne dobbiamo prendere, chiaramente, il meno possibile. Non ci conviene. Perché? Aspetta, all'altro ci conviene che ne prenda qualcuno, perché se non prende gol dobbiamo pagare. Quindi. Mentre lo Safio è il number one, no? Sa, quello deve fare tutto, tutto e niente. Va bene? La lì io gliel'ho detto l'altro giorno, mi aspetto molto, va bene? Il resto cosa devo dire? Affrontiamo quest'altra avventura, quest'altra battaglia, quest'altra guerra, quest'altra. No. Dobbiamo rispettare tutti e non temere nessuno, va bene? Soprattutto dobbiamo essere tutti uniti, verranno i momenti difficili e lì si vedono quelli che hanno le palle, d'accordo? E quelli che, cioè, dobbiamo remare tutti insieme, perché siamo in un'unica barca, va bene? Perché la società rimane, i calciatori, cioè la società, i calciatori. Allora, un attimo, allora, un minuto. I tifosi rimangono, la società, i giocatori. Perfetto, però va bene, passano, però noi dobbiamo difendere assolutamente questo prestigioso titolo che ci siamo meritati, ce lo siamo meritati. Ce lo siamo meritati in maniera pulita, in maniera naturale. Dicono che siamo fortunati, nella vita la fortuna non la si trova, la si cerca, e noi ce la siamo cercata, difendiamola, ok? Grazie e in bocca al lupo a tutti.
Angelo Cipulli, segretario generale e anche direttore sportivo. Salutiamo anche il consulente di mercato Fabio Lupo. Sì, senz'altro saluto Fabio perché ci sentiamo quotidianamente, si può dire. Niente, io voglio augurare a questi nuovi ragazzi e anche a tutti gli altri della Rosa di impegnarsi sempre, come ben sappiamo. Sicuramente avrete modo di apprezzare questa società, questi dirigenti, la stampa, i tifosi qui presenti e la tifoseria di Monopoli, che è impareggiabile nel starvi vicino, quindi avrete modo di conoscerla e penso di apprezzarla come sarete apprezzati da tutti quanti. In bocca al lupo. Ed ora presentiamo i calciatori, poi rivolgeranno un saluto alla tifoseria. Cominciamo dal bomber Giuseppe Gambino. Il ritorno a Monopoli, Pasquale Esposito. Uno dei portieri più esperti, ha giocato più volte in Serie C, e una lunga carriera alle spalle, Rocco Pellegrino. C'è un ritorno, sì, un ritorno con la casacca bianco-verde. E poi tre campionati di fila in C1, poi la Ternana in Serie B, la scelta strategica e affettiva di Monopoli, Matteo Pisseri. Sarà cinesca! E poi una giovane promessa del calcio professionistico, Marco Rosafio. Cominciamo con il capitano, il ritorno di Pasquale Esposito. Buonasera, ben trovati a tutti. Niente, questi vabbè, sono i momenti belli di un'annata, quelli delle presentazioni dove magari noi siamo tutti quanti i giocatori più forti, c'è grossa stima nei nostri confronti, poi comincia il campionato e sappiamo, come ci è capitato anche in passato, che dovremo affrontare sicuramente momenti difficili. Forse quest'anno andiamo a affrontare un campionato sicuramente ancora più difficile. Io sono al momento dei ragazzi l'unico testimone che può veramente dire quanto sia stata importante la vostra vicinanza e la vostra presenza lo scorso anno per il raggiungimento di questo obiettivo. Adesso siamo di nuovo qua tutti quanti insieme, dobbiamo difendere questa categoria in tutti i modi, con la corsa, con la cattiveria, con il vostro supporto. Domenica dopo domenica dobbiamo portare a casa più punti possibile e raggiungere il nostro obiettivo, che sarebbe un'altra vittoria di campionato. Quello poi ci pensavo con calma. Niente, sono contentissimo di essere tornato e vi assicuro che non è stata assolutamente una scelta di categoria, perché è stata una scelta, per chi mi conosce un attimino, meglio ponderata, una scelta anche familiare che mi ha riportato qui a Monopoli. Monopoli è sempre stata la mia prima scelta. Poi, ecco, per problemi miei familiari c'era stato un iniziale allontanamento. E risolto questo problemino c'è stato il mio ritorno, sono contentissimo e spero di poter giocare con voi come lo scorso anno, domenica dopo domenica. Grazie. E a proposito di ex, sentiamo Rocco Pellegrino. Buonasera a tutti. Per me è un ritorno, oltre che a Monopoli, è anche un ritorno tra i professionisti dopo 3 anni, quindi è anche un momento un po', diciamo, emozionante per me. Non voglio dilungarmi troppo perché credetemi, per me è emozionante questo momento e quindi io voglio fare un saluto a tutti e insomma cercherò di rimettermi in discussione di nuovo dopo 3 anni. Darò il mio massimo per insomma lavorare bene con, sia col mio compagno di reparto che con tutti i compagni di squadra, e mettermi a disposizione con mister, insomma, con tutta la squadra, e andare avanti e cercare di
Sono, mi sento abbastanza emozionato, Presidente, perché ripeto, dopo 3 anni è anche per me un ritorno qui a Monopoli. Ormai sono diventato anche di casa, quindi ho una compagna con cui convivo e niente, voglio fermarmi qui. Grazie a tutti, grazie alla società, grazie al Presidente Mastronardi soprattutto per avermi dato questa possibilità di ritornare tra i professionisti e a Monopoli. Grazie a tutti. Grazie Rocco. Marco Rosafio, un saluto ai tifosi. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio la società, sono contento di essere a Monopoli perché è comunque una grande piazza, c'è entusiasmo, spero comunque di dare tanto e di raggiungere l'obiettivo il più presto possibile. Matteo Pisseri, ecco perché hai scelto Monopoli? Buonasera a tutti, ho scelto Monopoli perché è una piazza con della storia, con grande entusiasmo dopo questo ripescaggio, il ritorno tra i professionisti, ho visto la festa in piazza, era una cosa incredibile. E niente, speriamo di vedervi numerosi allo stadio, ringrazio il mister e la società che mi hanno voluto fortemente qua. E niente, adesso è finita la luna di miele, i festeggiamenti così, mo comincia il campionato e ci dobbiamo far trovare pronti. Grazie, il saluto di Giuseppe Gambino. Buonasera a tutti, io vi volevo ringraziare, ma soprattutto ci tengo a ringraziare la società perché a 31 anni mi state dando una grossa opportunità che penso sia l'ultima della mia carriera, perché giustamente non è lunghissima ma è breve la nostra. Io ci metterò tutto me stesso e cercherò di ripagare la vostra stima prima come uomo e dopo come calciatore. Grazie ancora. Vuoi dire qualcosa? No? Allora chiude il... Allora la conferenza stampa. A proposito, sì, prego Presidente. Una precisazione. Monopoli è una bella città con una grande piazza, non è una grande piazza, è una bella città con una grande piazza, va bene? Ci tengo a dire questo, va bene? Perché spesso e volentieri si dice questa piazza, no, noi non siamo una piazza, siamo una città bella con una grande piazza, che forse pochi anni come la nostra, è vero Pasquale? Perfetto. Era una precisazione. Allora, non so se c'è qualche domanda da parte dei giornalisti presenti. Prego, Nardo Stama. Allora, io volevo, mi spoglio dalle vesti di giornalista, ma tornerò fra poco. Voglio ringraziare la società perché non ha perso questo treno importante. Io sono stato tra i fautori di prendere questo treno e ripeto, ringraziamo la città, deve ringraziare la società per aver preso questo treno in corsa e naturalmente ai giocatori il compito di impegnarsi e di portare il nome di Monopoli sempre più in alto. Svestito, tolta la casacca del cittadino Stama, quella del giornalista, Tagliente ha messo una pulce all'orecchio e quindi la curiosità, una delle caratteristiche del giornalista. Ci dobbiamo aspettare la sorpresa, quello che ha detto alla Ruccia, ha finito, cioè la ciliegina sulla torta. No, non si è il mese di maggio, c'è qualcuno che vuole rispondere? Vabbè, hanno risposto prima. Allora, prego, sì, Luca Sardella. Prego, vieni più avanti. Scusa. No, ok, sì, stai in carico, Luca. No, io non faccio nulla, Presidente. Andiamo scambio, cioè non parlo di ciliegine perché sarebbe una ciliegiona se arriva quello che dovrebbe arrivare. Ma invece mi ricollego a Nardo, è vero, bisogna ringraziare questa società.
non per fare una sviolinata, perché diciamo giornalisti che fanno sviolinate non ci dovrebbero stare, invece ci vestiamo di panni di tifosi e diciamo che questa società ci inorgoglisce per il fatto di essere monopolitana, lo è anche in Vito Laruccia che è sì polignanese ma è monopolitano da sempre anche lui, e questo ci riempie d'orgoglio perché questi signori hanno fatto i fatti, meritano un applauso, come lo merita in particolare il fatto che si siano non fidati ma affidati fin dall'inizio del loro arrivo, mi riferisco a Enzo e a Vito, scusatemi se vedo del tu perché non sto parlando da giornalista, vi siete affidati a un signore che di calcio ne capisce come pochi ed è Angelo Cipulli. Bravo. Il cui Angelo Cipulli, faccio un inciso, Scipione, ci sono due cose che ho notato stasera. Con Angelo ho notato e ho avuto la conferma che nel parlare è diventato un professionista proprio di prima qualità, praticamente si fa un baffo di tutti i direttori sportivi che stanno in giro. Di te Scipione invece le battute che tu fai mi piacciono tantissimo, soprattutto l'ultima che hai fatto, ti ho seguito un po' in una TV locale, quando hai detto eh sì, siete stati 3 anni riferiti a Enzo e a Vito, ma non eravate buoni, siamo arrivati a Caleprico e abbiamo risolto i problemi. Pertanto questo dimostra come, no, te lo do il microfono Vito perché so che devi concludere tu, però questo sì, avete visto, tu hai detto 3 anni, poteva essere 30 anni, se non arrivavo io a Francesco qua stavamo ancora in Serie D, anzi avevi pure detto una Serie D non la faccio più perché non è un campionato nel quale mi vedo. Sì, no, parlo a livello burocratico. A livello burocratico, cari signori e con tifosi come me del Monopoli, Angelo Cipulli è stata la mente di questa promozione, come loro sono stati la parte economica. Loro sono tutti e 5 qui seduti i protagonisti di questa promozione e meritano da stasera in avanti un grosso applauso. Poi, se poi ormai si sa, arriva anche il nigeriano Wadamadi, o Amadi come si chiama, forse riusciamo a conquistare un Oduamadi, mi dicono. No, io lo so scrivere francese, non lo so pronunciare. Allora, in questo caso ovviamente muovetevi a fare l'abbonamento, dobbiamo arrivare a 1000 abbonati, il nigeriano ne porterà 200 sicuri. Ho finito Vito, ho parlato da tifoso, da giornalista che domanda ti devo fare? È vera la notizia uscita sul giornale sul nigeriano? Com'è che scrive? Oduamadi. Mi dice il collega Maviglio che è di italo nigeriano. Che si chiama Namid Oduamadi. Problema, di... quando comunichiamo qualche giocatore straniero ci punta. Andiamo così, allora chiami, compriamo tutti italiani. Comunque. No, no, io non l'ho detto, l'ha detto il collega Stama. Le ciliegine. No, io. Allora, 81 presenze in Serie B, 13 gol giocando di ispezioni. Domanda, ecco una domanda seria la voglio fare al vicepresidente Tagliente. Che stavi a fare a Milano in questi giorni? Allora, ci sono altre domande? No, basta così. Comunque, in bocca al lupo per questo campionato. Invece a Pasquale Esposito una cosa la voglio dire. Non ti devi giustificare Pasquale, anche se sei arrivato perché il Monopoli in Lega Pro, ben venga, vuol dire che sei un giocatore della Lega Pro, non ti devi giustificare, familiari, non familiari, tu sei qua e sicuramente darai il massimo, non sei tenuto a giustificarti, questo è un consiglio che ti do. Un anno e mezzo si fosse creato
una sorta di rapporto. Certo che sei legato a Monopoli, ai presidenti, non è che li trovi così dei dirigenti in questa maniera. Ti voglio dire, anche se sei andato a giocare in Lega Pro, è meglio, loro vogliono dei giocatori ambiziosi, mica un giocatore che vuole andare a giocare in Premier Eccellenza in promozione. Dici io amo Monopoli, in terza categoria ci vengo lo stesso, non è vero niente. Insomma. La verità è che sei venuto anche perché Lega Pro, che c'è di male? Anzi, meglio così. Quando dico la mia situazione, anche quella partecipa. Esatto, era il destino come il destino per cui siamo andati in Lega Pro. L'ultima cosa, Mimmo, benvenuto Peppe. Te lo dico proprio, Peppe in siciliano. In bocca al lupo, i gol li hai fatti, li continuerai a fare anche qua. Prego, Donato. No, solo una domanda volevo fare a Enzo Mastronardi. Il ritorno di Esposito, ma il capitano sarà sempre lui? Solo questa domanda. Invece del mister, solo questa domanda, perché lui lo faceva abbastanza bene, cioè sapeva mantenere lo spogliatoio compatto. Mi permetti di dire una cosa, come vedete stasera i giornalisti fanno i tifosi e il tifoso fa il giornalista, bravo Donato. Perché, lo sai perché? Perché sono stanco di fare il tifoso, capito? Perché voi venite solo quando si vincono i campionati, no, voi giornalisti solo quando si vincono i campionati, anche i tifosi, io non ti vedo da 2 anni, 3 anni. Anche a me? Come a te, come qualche altro, senza fare polemiche. Comunque tu hai detto una cosa, anche i giornalisti dovete fare l'abbonamento, a Credi non ne avete quest'anno. Allora, grazie, sì, prego. Allora, l'amico Scipione, no? Che fa? Dice, cosa hai detto? Tu dici, vabbè, siamo arrivati noi, siamo andati in Lega Pro, no? Mi dice. No, io ho detto, tu sei stato 5 anni, noi ci abbiamo messo. Sì, ho capito, sì, però in camera di carità, momento. Momento. No, no, vai, registro, registro. No, no, registro, registro. Vai, registro. Allora, però, Vito, però te lo devi in maniera riservata. Tienilo, allora, in maniera, io non sono abituato ai cornetti qua. Allora, in maniera riservata, però dice, dobbiamo essere grati a te, a Enzo Mastronardi, perché vi siete mossi bene. No, livello, non mi fa arrabbiare, ma società di serietà, sì, sì. Che abbiamo creato le basi, siamo partiti dalla cenere, noi due, e le dirò queste cose, le dirò, c'ho 10 pagine scritte, compreso Tommasentino, 10 pagine, devo dire, la cronistoria poi la devo raccontare tutte, perché è giusto che la sappiano tutte. Allora, i due amici, Scipione e Calepicco, hanno trovato una società seria, delle persone serie, dei number one, va bene? Quotati in tutti i settori, chiaro? E chi semina bene, chi è corretto nella vita viene sempre ripagato, va bene? E noi siamo stati ripagati, quindi loro sono entrati. Voi siete stati ripagati che vi ho trovato noi. Ma mi farà incazzare, ma no, li abbiamo anche ringraziato pubblicamente per averci portato. Faremmi conto, faremmi conto. Bene, vabbè, accolto, ok. Cerchiamo di essere, non cerchiamo, siamo ottimisti, dai. Sì, sì. Prego, Giovanni Maviglia. Allora, visto che diciamo, si parla di tifosi eccetera eccetera, è chiaro che io parlo con tu mi hai visto allo stadio, Donato, certo, vabbè, io dovunque ci sia il Monopoli ci sarò sempre. Al di là di questo, volevo chiaramente, i ringraziamenti sembrano banali, però io la fase iniziale di questa storia l'ho vissuta da lontano, ma l'ho vissuta da vicino, perché il 29 giugno ricevetti una chiamata dall'allora presidentessa del Monopoli, della C Monopoli, la quale mi comunicava che non ci saremmo più iscritti al campionato di Serie C. Non voglio assolutamente nominarli, perché hanno creato una coltellata nel fianco destro che si è rimarginata il 31 agosto, e mi commuovo soltanto a pensare tutte le emozioni che abbiamo provato nello scorso anno.
mi rivesto da giornalista, volevo tirare in ballo Giuseppe Gambino, che da avversario, forse è stato notato per la prima volta da avversario, con due doppiette con la maglia del Brindisi. La prima alla Balotelli ha mostrato i muscoli, diciamo, era anche un gol importante perché era, diciamo, il 2-1. No, l'Esposito è arrivato dopo. In campionato un'altra doppietta, però con sconfitta, però una grande prestazione del 4-0 al ritorno, anche se non segnasti, insomma, sei stato uno dei migliori, diciamo, in campo. Quindi sicuramente la società ti ha notato in maniera lampante in queste occasioni, per cui quello che ti chiede la città è quello di metterci lo stesso impegno, forse anche qualcosa in più, visto che, come detto, è la più grande occasione della tua carriera, insomma. A proposito del signor Gambino, quando io l'ho visto la prima volta, l'ho detto pure io. Sto calciatore, mi piace. È stato anche ad Andrea e Martina. Scusa, se mi permetto, due minuti, vado via, che purtroppo. Come il calcio, Esposito e Gambino, fino a due anni fa, un anno fa, se ne sono date di santa ragione, tra Esposito, è vero o è bugia? Ora stanno qui insieme, guarda come il calcio, guarda, è strano. Niente, però volevo vedere al mister con un bel sorriso di Esposito, ti vedo preoccupato. Come giocatore io ti conosco da quando sei venuto da ragazzino, poi sei ritornato, il tuo carattere è così, però ti vedo un po', stacca la spina, mister, vabbè, dai. Grazie. Allora Enzo, prego. Allora ragazzi, io concludiamo questa conferenza stampa. Io volevo soltanto far notare ai neo giocatori del Monopoli che probabilmente loro di presentazioni ne hanno vissute altre. Io penso che presentazioni di questo genere sono un pochettino anomale. Sono anomale nel senso che qui l'ambiente a Monopoli è un ambiente più genuino, più sano. Per cui, ecco, io veramente rinnovo il benvenuto di tutti quanti voi qui a Monopoli, e sappiate di vivere questo tipo di ambiente, un ambiente sì sportivo, agonistico, ma anche familiare. Va bene? Ok, buonasera a tutti.